gruppo di dirigenti della sanità iscritti al Master in Salute Pubblica dell'Università Andrés Bello di Santiago del Cile è stato accolto per una visita scientifica martedì 22 novembre 2016 a Villa Ranuzzi di Bologna. Al centro di questo programma accademico internazionale, l'offerta qualitativa dei servizi di Villa Ranuzzi, integrati con quelli del Sistema Sanitario Nazionale ed in linea con i bisogni del territorio, grazie ad un investimento e impegno costante nella ricerca e nell'innovazione. L'iniziativa è nata a seguito dell'accordo tra l'Università Cilena, il CESTAS, l'ente specializzato nell'assistenza tecnica ai sistemi sanitari esteri, e il Dipartimento di Medicina Diagnostica e Prevenzione dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Sant'Orsola Malpighi, allo scopo di far conoscere centri pubblici e privati di settore a vocazione e con un prestigio internazionale. Il professor Sepúlveda dell'Istituto de Salud Pública dell'Università Andrés Bello di Santiago del Cile. Tutti questi studenti nostri fanno parte di un Master in Management in Sanitario e noi abbiamo voluto venire a conoscere l'eccellenza dell'Emilia Romagna, le pubbliche, le private, e siamo con noi questo pomeriggio per conoscere quello che fate voi, che tra tutte quelle strutture avete un livello, uno standard veramente impressionante che merita di conoscere. Abbiamo già un'idea di come funziona anche il sistema di accreditamento, gli standard, i livelli essenziali di assistenza, infine come funziona il sistema sanitario italiano, regionale, le linee guida e tutto. E ci mancava conoscere questo che fate voi per avere una idea più complessiva di come funziona il sistema sanitario. Villa Ranuzzi, tra i soci fondatori del consorzio ospedaliero Colibrì, ha aperto le porte a 22 dirigenti di strutture ospedaliere e centri di salute, responsabili di programmi sanitari, ma anche medici, biochimici, ingegneri, tecnologi e infermieri. En especial en esta visita hoy día aquí a este recinto, ya me llamaba la atención. El doctor Sangüesa ha explicado que le ha colpito particularmente la estructura del consorcio y ha visto appunto con la presentación que i costi sostenuti dal consorzio sono molto bassi con i servizi che prestano, perché secondo lui la experiencia chilena, quello che hanno in Cile, costa molto di più a parità di servizio. ¿Ya? Si es que uno llegara a esta institución, ¿ya? Por lo cual encuentro que está muy, muy bien. Una estructura realmente grande, apropiada, adecuada para los pacientes que llegan a este centro. La fisioterapista Mónica Lobos ha spiegato che la cosa che più la colpita del consorzio sono le dimensioni e soprattutto il trattamento, l'assistenza che si fa ai propri pacienti. E anche le è piaciuta molto il discorso che la famiglia può intervenire, può interagire anche con la struttura per aiutare al paziente a recuperare. Con l'equipo e un accesso aperto a poter visitare a suo familiare il giorno e nell'orario che stima inconveniente. Nel corso della visita sono state illustrate dagli operatori le attività, le tecnologie e le apparecchiature elettromedicali per diagnosi e cura presenti nella struttura. La nostra attività consiste nel occuparci della riabilitazione di questi pazienti che vengono portati qui in palestra, seguiamo il loro percorso dall'ingresso fino alla possibile dimissione e ci occupiamo di valutare quelli che sono i loro potenziali di miglioramento e di aiutarli a lavorare per raggiungere degli obiettivi nell'ambito motorio soprattutto. Noi organizziamo l'arrivo dei pazienti in palestra in base a degli orari che comunichiamo ai vari reparti, vengono portati qui i pazienti o li andiamo a prendere noi e dopodiché ci dedichiamo al loro programma riabilitativo che può coinvolgere la deambulazione oppure degli esercizi di rinforzo muscolare, degli esercizi cognitivi, insomma tutto quello che abbiamo insieme deciso far parte del loro programma di riabilitazione. La tipologia di pazienti è prettamente geriatrica, perché qui a Villa Ranuzzi ovviamente diciamo lo standard di tipologia di questi pazienti è geriatrico. Ovviamente poi all'interno del contenitore geriatrico possiamo trovare pazienti di tipo ortopedico, di tipo neurologico o semplicemente di riattivazione motora dopo un lungo periodo di allettamento.
Le tipologie di riabilitazione che noi utilizziamo sono molteplici, perché variano dalla riabilitazione neurocognitiva in caso di pazienti con patologie neurologiche a trattamenti di tipo respiratorio, appunto per pazienti che hanno problemi nella fase respiratoria, mentre invece per quanto riguarda pazienti di tipo ortopedico vengono utilizzate le classiche mobilizzazioni, diciamo, e lavori di rinforzo muscolare che servono proprio al raggiungimento dell'obiettivo, che è quello di migliorare il paziente sia sotto l'aspetto delle ADL, che sono le attività di vita quotidiana, ma anche della sua capacità deambulatoria, quindi incrementare la sua capacità di deambulare ed essere autonomo nella vita quotidiana. Al centro dell'attenzione anche l'importante attività di animazione. Noi proponiamo diverse attività che vanno a stimolare le abilità cognitive, manuali, sensoriali, in base poi alle capacità dell'ospite proponiamo le varie attività. In ogni momento, insomma, quando arriva un ospite qui in struttura, ci mandiamo delle informazioni, prendiamo quali sono i suoi interessi, quindi in base agli interessi dell'ospite e alle sue capacità poi basiamo le nostre attività. Abbiamo una collaborazione da molti anni con l'associazione dell'ASPI, con l'utilizzo delle tecnologie, utilizziamo un PC Touch, con diverse attività che si basano sull'orientamento spaziale, sulla memoria, quindi su varie attività. E poi ultimamente stiamo anche collaborando con l'Associazione Montessori d'Italia e abbiamo allestito qui proprio tutti i materiali, che è un progetto sperimentale, quindi stiamo valutando un po' l'utilizzo di questi materiali. La visita a Villa Ranuzzi della delegazione cilena è stata l'occasione per portare all'attenzione internazionale una tra le strutture all'avanguardia a livello regionale nell'assistenza e cura degli anziani non autosufficienti.